Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Continuiamo questa nostra puntata tutta sul benessere. E allora, tante volte qui nel nostro salotto abbiamo parlato di prevenzione, di buone abitudini. Sembra quindi che il restare in salute sia una nostra responsabilità. Bene, adesso vedremo che è effettivamente così. Cercheremo quindi di capire come assolvere al meglio questo compito, imparando anche ad ascoltare i segnali che il nostro corpo ci lancia. E lo faremo insieme ad Enrico Pandiani, chiropratico e specialista in kinesiologia applicata del Centro Bellezza, Filosofia e Scienza di Milano. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Eccoci qua, allora la salute è veramente una nostra responsabilità, iniziamo subito così. Triste realtà, ma effettivamente così. Quello che nessuno realizza è che siamo noi i veri responsabili della nostra salute. Nessun altro potrà prendere questa cosa. Questo significa che è nostra responsabilità avere un'istruzione sanitaria di primo livello. L'istruzione sanitaria ci permette di avere una vita di qualità, perciò sì. Se noi scegliamo di vivere al meglio delle nostre potenzialità, dobbiamo anche fare determinate cose per ottenere questa cosa qua. La fortuna dei nostri giorni è avere a disposizione tantissime informazioni, il problema è capire queste informazioni. Il più delle volte internet è un mare all'interno del quale spesso ci si perde. Logicamente, se abbiamo dei concetti saldi e dei principi saldi secondo i quali noi agiamo, è molto più semplice capire il tutto e perciò mettere in prospettiva i diversi comportamenti che devo fare. Diciamo che tutte le volte che noi compiamo delle azioni è perché abbiamo delle convinzioni. Certo. E le nostre convinzioni dipendono in primo luogo da quello che noi crediamo essere vero. Perciò se noi abbiamo delle informazioni di qualità, avremo un tipo di rapporto con la salute positivo. Al contrario, se invece le nostre informazioni non sono molto, fra virgolette, sensate, ecco che allora noi incominceremo a perdere un po' questo concetto. E allora, benissimo, noi cerchiamo di ottenere questa sera parte di queste informazioni di qualità. Io vorrei farlo iniziando a capire quale percorso ci porta ad ammalarci. Quando arriviamo ad avere una disfunzione, il benessere manca, allora perché? Che cosa è successo? Ma diciamo che la patologia non è una cosa che si incontra dall'oggi al domani. Ci sono sempre dei tempi all'interno dei quali il nostro corpo si adatta a determinate situazioni. Perciò questo schema, lo schema più semplice da avere in testa è quello appunto di una freccia che va da un lato dalla salute all'altro verso la patologia. Allora io ve lo faccio vedere proprio uno schema che riassume quello che lei adesso ci racconterà. Allora, come vediamo, da destra verso sinistra noi andiamo da una situazione di benessere ottimale a una situazione invece patologica. Mm-hmm. Nel mezzo abbiamo una disfunzione. Sì. La disfunzione è proprio quel momento in cui il nostro corpo capisce che qualcosa non sta funzionando bene. E quando questo succede, incomincia a fare determinati cambiamenti e a limitare se stesso. Naturalmente, se noi riusciamo a intervenire a questo livello, evitiamo di arrivare in uno stato patologico il più delle volte. Logicamente, da caso a caso può cambiare, ma come concetto generale è sempre vero. Ecco quindi che più noi siamo bravi a riconoscere il punto della freccia in cui ci troviamo, più noi possiamo apportare i corretti cambiamenti per poi ritrovare nel nostro stato di salute. Ecco, e questo è un altro punto importante, come riconoscerci, come riconoscere a che punto della freccia siamo. Tante volte chi si prende più cura del suo corpo attua medicine naturali, la cosiddetta medicina alternativa, ed è un po' restio magari nei confronti della medicina tradizionale, perché fa più paura. Se ci si cura con la medicina tradizionale, allora è perché si è malati. No, non è così, può esserci un percorso sinergico, ma ancora prima può esserci un percorso che congiunge i due saperi, quello alternativo e quello tradizionale, che ci dà modo di leggere il nostro corpo. Si sente sempre dire che il nostro corpo ci parla, lui inizia a parlarci quando non stiamo bene. Assolutamente, il corpo ci dà un sacco di segnali che noi abbiamo disimparato a ascoltarlo. Medicina tradizionale e medicina complementare dovrebbero sempre lavorare insieme. Noi quello che dobbiamo fare è costruirci il nostro team sanitario, che sarebbe quello proprio che ci permette di stare sempre al meglio delle nostre potenzialità. L'esempio più semplice che faccio sempre è proprio quello del conto salute. No? Mm-hmm. Tutti noi abbiamo un conto bancario e sappiamo che non possiamo andare a prelevare tutte le volte, perché purtroppo bisogna versare per poter prelevare. Logicamente il grosso errore che fanno l'85% delle persone è di ritenere dei versamenti cose che in realtà sono dei prelievi. Facciamo un esempio, mettiamo che io sto seduto tutto il giorno davanti al computer e mangio soltanto patatine fritte e bevo solo Coca-Cola. Questi sono molti prelievi che faccio al mio conto salute. Al contrario, se invece cerco un attimino di fare un po' di movimento, bere acqua, mangiare bene, sto facendo dei versamenti. Ecco allora che confondere le due cose può essere assolutamente la cosa più sbagliata che posso fare nella mia vita.
Ed è qui che gioca un ruolo fondamentale l'istruzione l'istruzione sanitaria, perché è quella che mi permette di capire la differenza fra le due. Sono concetti che sembrano semplici, il problema è l'applicazione di questi concetti, che è estremamente complessa, perché cambia da caso a caso e dipende da quanto io sono veramente consapevole e convinto di quello che sto facendo. Certo, assolutamente. Allora, secondo le sue parole, noi comunque abbiamo una base di salute e benessere che c'è dall'inizio, c'è un nostro conto di base e la nostra responsabilità sta nel mantenerlo. Allora un po' si può prelevare perché lo strappo alla regola è anche divertente, esatto. Quello che dà un po' di gusto, però poi bisogna sempre ritornare un po' sulla buona strada. Allora, vediamo i tempi. Allora, c'è sempre tempo per ritornare a fare un piccolo versamento. Il corpo ha una capacità incredibile di adattamento e il corpo, la cosa che dobbiamo capire è che si autorigenera tutte le volte che può, perciò se è messo nella condizione ideale lui sa fare cose incredibili ed è questo che spiega anche l'effetto placebo in generale come discorso. Logicamente ogni corpo è diverso, la soggettività è molto importante e quindi se noi siamo capaci di capire quando dobbiamo agire, fare qualcosa, questo ci facilita. Ci sono tecniche adesso, per esempio l'applied kinesiology con la cui sono specializzato, che permettono di capire la presenza di disfunzione prima di avere ad esempio dei sintomi. Ci sono sintomi positivi e sintomi negativi. Avere dei sintomi non significa essere in non salute. Avere dei sintomi a volte significa essere in salute. Prendiamo per esempio se ingeriamo del veleno e ci mettiamo a vomitare. In quel caso il vomito è una cosa positiva, perché il mio corpo ha riconosciuto qualcosa di negativo che è entrato nel mio corpo e subito l'ha buttato fuori. Allo stesso tempo lo stesso sintomo, quando invece sto mangiando qualcosa di salutare, non è un buon segno, capite? Quindi il grosso problema è capire dove ci troviamo. Certo, uno degli esempi più semplici, ad esempio a livello posturale, è avere una spalla più alta dell'altra. Questo mi dice che c'è tutta una situazione di adattamento per cui il corpo mi sta andando in contrazione. E andando in contrazione, cambia, perciò la spalla può andare più avanti, la testa può andare girata, il bacino può essere storto, posso incominciare a camminare male, posso prendere dentro gli spigoli quando cammino. Insomma, non ho quella stessa freschezza, quella stessa capacità di reagire che avevo un tempo. Quindi anche proprio il nostro stare dritti, stare in piedi, può essere veramente uno dei campanelli d'allarme più semplici, anche addirittura, che si può vedere sempre, anche magari nei bimbi, nei piccolini, che si dice il mio bimbo è storto perché porta la cartella troppo pesante. Magari è quello, ma magari invece è un corpicino che sta crescendo adattando a qualcosa che non va bene già, può essere? Il primo sistema che si adatta è il sistema nervoso del nostro corpo. Il sistema nervoso è quello che controlla tutto. I muscoli sono controllati solo unicamente dal sistema nervoso. Un muscolo non si alza la mattina e dice io oggi vado in spasmo. No, è il sistema nervoso che dice tu adesso ti contrai, tu adesso ti rilassi. La nostra postura è la somma delle contrazioni muscolari all'interno del nostro corpo. Se io sto in piedi dovrò avere dei muscoli attivati che sono diversi da quelli che ho adesso perché sono seduto, certo. Logicamente. Quindi questo è un sistema che parla di kinesiologia, ma parliamo anche di sistema nervoso, quindi si chiama neurowellness, giusto? Sì, e racchiude un po' tutto questo. Tutto è neurologia alla fine della fiera, quindi molte discipline, fra virgolette, olistiche devono agire a livello del sistema nervoso per avere risultati migliori. E perché il sistema nervoso è quello che gli sa dire dove si trova il problema. Ecco, agire sul sistema nervoso e anche sulla postura però non vuol dire manipolare cruentemente il corpo, no? Perché tante volte si confonde la kinesiologia con anche la chiropratica leggermente più cruenta per sbloccare. Anche la chiropratica è diversa, la chiropratica è molto poco conosciuta, la chiropratica reale è una tecnica estremamente dolce, è molto difficile saperla fare bene, correttamente, la kinesiologia può essere fatta bene e fatta male come tutte le cose, capisci? Quindi in realtà il discorso è dov'è l'interferenza, cioè il punto che dobbiamo capire è noi, dov'è il problema, è a livello strutturale? Bene, dovrò agire a livello strutturale, la chiropratica mi dà una mano. E a livello di alimentazione, beh, allora dovrò fare qualche cambiamento, per forza, dovrò mangiare meglio, muovermi di più. E a livello emotivo, allora dovrò rilassarmi. Capite? Però a volte può essere tutte e tre insieme contemporaneamente, spesso è questo. Quindi devo capire innanzitutto come fare a raggiungere questo discorso. E l'unico modo è istruendomi a capire e avendo un giro di personale sanitario che mi permette di capire queste cose. Certo, assolutamente. Quindi rivolgersi sempre, e ci tengo a ripeterlo sempre nel salotto di sette sera, a persone specializzate, a professionisti veramente del settore, perché anche quando si parla di, a questo punto, piccole manipolazioni, tante volte si tratta solo di sfiorare il nostro corpo, comunque si va a agire su un nostro equilibrio psicofisico che è fondamentale. Allora possiamo lasciarci salutando il nostro pubblico dicendo di ascoltare il nostro corpo, i primi segnali, di vedere se c'è qualche cosina che non va, che non torna anche nel modo di camminare, di stare dritti, allora quello è un piccolo segnale per cui rivolgerci al nostro medico, giusto?
giusto? Assolutamente, prendere controllo della propria salute oggi. Oggi, assolutamente. Allora, grazie infinite Enrico Pandiani del Centro Bellezza, Filosofia e Scienza di Milano. Grazie anche a voi per averci seguito. L'appuntamento con 7 Sera torna dopo domani, perché domani c'è l'appuntamento speciale con la salute. Adesso però c'è un servizio speciale sempre sulla salute, si parla di allergie. Guardatelo e noi ci vediamo dopo domani. Buona serata.